rendono semplice. Gli angoli li misuriamo così, almeno è un modo per rappresentarlo che ci permette di riciclare la matematica del moto cicloriforme. L'angolo misuro dall'asse X in questo modo, quando invece si trova a sinistra verticale sarà un angolo negativo. E io voglio scrivere l'equazione del moto. Allora l'equazione del moto è di tipo rotazionale, cioè ruota attorno all'asse Z che passa per questo punto O, il punto d'attacco del filo. E la legge del moto lungo l'asse Z è questa: I per due punti uguale tau. Invece di M a X due punti uguale ad A, è I teta due punti uguale tau. Invece di massa, momento inerzia. Invece di accelerazione, accelerazione angolare. Invece di una forza, momento torcente. Questo è sull'asse Z, l'equazione sull'asse Z, mi raccomando. Qual è il momento di inerzia di questo corpo materiale? Quindi tutta la massa in questo esercizio è concentrata in questo punto. Il filo a massa trascurabile, è un filo ideale, inestensibile. Infatti la traiettoria è un arco di cerchio di raggio R, quindi la lunghezza del filo è R. Qual è il momento di inerzia di questo corpo rispetto all'asse? Banalmente, quindi voglio riscrivere questo, è MR quadro, questo è il momento di inerzia, l'accelerazione angolare, uguale momento torcente. Allora, il momento torcente da cosa nasce? Nasce dal fatto che sul corpo sta agendo una forza. Complessivamente quella forza è la somma, la forza complessiva sul corpo, è la somma della forza peso più l'eventuale, più la forza che c'è nel filo, ci deve essere una forza del filo. Perché se non ci fosse questa forza qua, se non ci fosse il filo per intenderci, il corpo col cazzo seguirebbe l'arco di cerchio, ma andrebbe giù dritto. D'accordo? Supponete che il corpo parta da fermo, perché se fosse già in moto e il filo non si fosse, avrebbe magari una certa velocità e seguirebbe una parabola. Invece se il corpo è tenuto fermo dalla mia mano e lascia presa, è il filo che lo trattiene sull'orbita circolare. Quindi c'è una forza qua, ed è una forza rivolta verso il centro, una forza centripeta, mi sta bene, ma c'è questa forza qua. E quale delle due forze è responsabile al momento torcente rispetto a questo punto? Chiaramente non è la tensione del filo, magari io dico così, ma è la forza peso che contribuisce al momento torcente. Perché questo non contribuisce? Perché non è storto. Storto rispetto a cosa? Rispetto al vettore posizione che va dall'origine al punto di applicazione della forza. Invece la forza peso è storta, ma non è orientata nel modo più efficace. Parte della forza peso è un po' sprecata, non vi pare? La forza peso, non tutta, è storta. C'è questa parte della forza peso che non è storta, ed è questa la parte della forza peso che è storta. Questo è l'angolo, questo è l'angolo, questo è l'angolo teta. Questa parte della forza peso, che è l'unica parte della forza peso che in effetti ha un momento torcente rispetto al punto O, quanto è? Qual è il modulo di questo pezzo qui? È mg seno di teta. Quindi tau è meno mgr seno di teta. L'mg seno di teta è questa parte della forza peso e la R è il braccio di leva. A proposito, non intendevo dirlo, ma l'ho detto circa un'ora fa ai ragazzi dell'altro corso. Un ragazzo è venuto su a me a chiedere una cosa sulle chiavi inglesi. Allora, immaginate che questo sia il vostro bullone e voi volete vuotarlo, quindi avete la chiave inglese che immaginate che sia fatta così, no? E voi volete farlo ruotare, cosa fate? Per esempio, o tirate o spingete, immaginate che il bullone gira di qua, quindi dovete spingere o tirare, eccetera, così, no? E supponete che siete esili, magari le ragazze, prendete nota, oppure qualche ragazzo che magari è stato male per qualche mese, non ha muscoli, è tutto debole, deboluccio, e deve applicare un momento torcente per far girare sto bullone. Allora cosa fa?
voi ovviamente non spingete qua, che sarete imparato, non spingete qua, spingete qui, è evidente, e voi spingete e non si smuove, ma voi non riuscite a spingere di più perché il vostro corpo non riesce con i vostri muscoletti o la vostra stazza, voi spingete, magari slittate, no? Allora cosa fate? Prendete un tubo, prendete un tubo di metallo, di acciaio o di alluminio, che sia cavo e del diametro tale da poter infilare il manico della chiave inglese. Quindi voi la infilate, eccola qua, quanto basta, e spingete qui. Cioè, se il momento attraente è R vettore F, e questo è il punto rispetto al quale volete misurare tau, quindi questo è il vettore R, questa, se non riuscite a aumentare questo, aumentate questo. Quindi ogni ragazza dovrebbe avere in casa non solo una chiave inglese, ma anche il tubo la prolunga, così riuscite. Tac! In macchina, molte macchine hanno un click che magari c'ha il pezzo che si è fatta per prendere il bullone, no? Il bullone, come disegno un bullone? Il bullone è qua, eh? Questo è il bullone che dovete far girare. E ci sono certi click che sono fatti così. Non so se alcuni di voi hanno un click che è fatto, è una specie di sbarro con un gomito. Qualcuno ce l'ha? Se certe macchine di basso valore, magari vi danno, quando acquistate una macchina nuova, c'hanno il click così, prendetelo e buttatelo via. Oddio, può sempre servire per difendervi se c'è un malintenzionato, ma buttatelo via, andate in un negozio di automobili e i ragazzi maschi forse hanno il click giusto. Com'è fatto il click giusto? È una croce. Dire il click giusto forse è una espressione erotica, non capisco perché ridete. Cioè, non capisco perché. Perché ride? C'ha quattro possibilità, va? Ok, giusto? Quanti hanno questo click in macchina? Questo è un click davvero, ragazze. Questo è un click davvero. Questo buttatelo via, nel cesso, questo è il cestino, buttatelo via. Ho usato come un'arma impropria, d'accordo? Anche questo è ottimo per un'arma impropria, tra l'altro. Allora, questo è il bullone, questo è il bullone, vediamo se disegno il bullone. Questo è il bullone, infilate e poi cosa fate? Spingete qua e tirate qua. Questo invece, qua applicate molto bene la coppia. Qua non applicate certamente la coppia, neanche qua c'era una coppia tra l'altro. È ovvio che sarebbe stato carino se questa chiave inglese avesse avuto due manici e facevate così, no? Quindi questo ha la possibilità di avere due cose. Analogamente, se i bulloni delle vostre ruote non riuscite a svitare perché siete esili, allora avete bisogno di due prolunghe. Quindi il mio consiglio alle ragazze è controllare di avere questo tipo di click in macchina e di avere due tubi, uno di qua e uno di qua, e riuscirete a girare quella chiave con una facilità estrema, va bene? Mettetelo in tasca, andate via e non abbiate paura di cambiare le ruote. Ok, dove siamo arrivati? Questa è la nostra equazione, il pendolo semplice. Questa è l'equazione del pendolo semplice, almeno con l'approccio del momento della quantità di moto, cioè tramite questa equazione qui. Tramite questa equazione, questo è il momento di inerzia della massa rispetto all'asse di rotazione. Mg sin theta è la parte della forza peso che è storta, ed R è il braccio di leva, come questo è il braccio di leva. Quindi col tubo voi allungate il braccio di leva, state allungando questo, va bene? D'accordo? Allora, attenzione, questa massa è la massa inerziale, questa qua è la massa che appare nella formuletta della forza peso. Per Newton e Galileo questo è un mistero, che questa massa e questa massa siano la stessa cosa.
Formalmente questa è la massa iniziale che abbiamo introdotto ormai 5 settimane fa. Questa qui invece ne abbiamo parlato per la prima volta l'altro giorno, ok? Questa qua i fisici amano chiamarlo la carica gravitazionale oppure la massa gravitazionale. Queste due sperimentalmente sono uguali, per Newton è un dato sperimentale, un mistero ma è un dato di fatto, per Einstein ovviamente sono la stessa cosa, perché ovviamente sono uguali, perché? Perché sono la stessa cosa, perché questa è la massa inerziale che compare quando voi siete in un raggio con i motori accesi ed è equivalente a essere su un pianeta, quindi per Einstein sono veramente la stessa cosa e non solo guarda caso la stessa cosa, comunque sono la stessa cosa, tac, tac. Un passaggio banale ma profondo, eh? Tanta fisica in questo tac tac. C'è una R qua, c'è una R qua, ci sono due R qua, quindi alla fine questa equazione la scrivo così. E voi la guardate e dite, oh, è un'equazione differenziale del secondo ordine, è omogeneo. Ma, non è lineare. Il seno di teta non è una funzione lineare, no? Non è una retta. Non è lineare. Quindi il nostro compito è trovare una soluzione, cioè una teta di t. Cos'è teta? Teta misura la posizione angolare della massa. Misura la posizione angolare, vogliamo trovare la funzione di t che soddisfi questa equazione, ma non è lineare, è una equazione ahimè non lineare, c'è quel seno di teta. Però a questo punto uno dice, ma cazzo, come si fa ad andare avanti? Io vi faccio un discorso semplice, perché voglio discutere il pendolo semplice nell'ipotesi che questa equazione si possa linearizzare. E parte da una cosa che ho fatto al precorso, non so quanti di voi l'hanno seguita, a questo punto non frega niente, è una cosa che dovreste sapere, l'espressione di Taylor del seno di teta. Dovreste saperlo, l'ho fatto al precorso e in teoria l'avete fatto nel corso di analisi. Quando teta si misura i radianti, e di nuovo ogni persona deve sapere cosa è misura i radianti, il seno di teta è una funzione dispari, deve sapere cosa vuol dire. Quindi l'espressione di Taylor è così. Fa uso solo delle potenze dispari di teta, perché se di teta è dispari. Quindi c'è la potenza 0, no. Teta da 0, no, perché 0 non è dispari. Teta da 1, sì. Quindi ho teta, poi c'è un'altra potenza dispari, sarà teta la terza, ma entra con un segno meno ed è diviso 3 fattoriale. La prossima potenza dispari è il 5, entra con un segno più, c'è un'alternanza di segni, 5 fattoriali. Poi c'è teta alla settima e mi fermo qua, perché ovviamente si capisce come si può iterare, la ricorsività è evidente, avrò solo le potenze dispari, ci sarà un'alternanza di segno, sotto ognuno di loro c'è n fattoriale, dove n è l'esponente che c'era nel teta, nel numeratore, non so se lo sto riscrivendo in italiano accettabile, ma la formula parla da sola, e c'è, ripeto, il primo termine che scrivete è da quel segno più. Quindi questo mi dice che se questo è un grafico di teta e seno di teta, e se la leggenda qui, cioè se l'attacca, se la, qual è la parola? Se l'asse x e l'asse y hanno la stessa scala, cioè se questo è un numero, è adimensionale teta, questo è un numero, una funzione trascendente è adimensionale, anche teta, eh? Quindi devo mettere dei numeri qua e mettere dei numeri qua, qual è la tacca? Cos'è no? Le tacche che metto? Se uso le stesse tacche nelle due direzioni, cioè le due scale, i due assi hanno la stessa scala, allora come parte il seno di teta? Se questa e questa hanno la stessa scala, parti a 45 gradi! È quello che mi sta dicendo questo. Poi andrà su fino a raggiungere il valore 1. Prima o poi raggiungerà il valore 1, ma ci arriva cercando di seguire la retta, poi si discosta sempre di più.
Quindi comincia ad andare così e poi prima o poi arriverà uno per poi fare la sua oscillazione, ok? E voi siete abituati molto malamente dalle scuole superiori a disegnare la funzione seno. Spesso alcuni studenti disegnano così. In fondo, quello che ho fatto io non è dissimile come avete fatto voi, ma alcuni di voi esagerano, fanno così. Non è vero che è così. Perché se la scala qua e la scala qua fossero uguali, dovrebbe partire a 45 gradi. Ma per avere lo spazio per riuscire a fare tutta l'escursione, uno cosa fa? Comprime il disegno e fa in modo che sia molto schiacciato così, e quindi uno fa un disegno che sembra essere, invece di essere a 45 gradi, lo fa sembrare più ripido. Ma deve essere chiaro che questa forma mi sta dicendo che a piccoli angoli, quando teta è piccolo, se questo è piccolo, questo è ancora più piccolo! Se questo è 0,1, questo è 1, questo è 1 su 10, cioè una parte su 10, 0,1, questo è una parte su 1000! È molto piccolo questo! Se teta è piccolo, questo è piccolo, questo è ancora più piccolo, questo è ancora più piccolo! Quindi per teta piccolo, seno di teta è circa uguale a teta. Se sono espresse i radianti, si intende, eh? Quindi, se voi prendete una lente di ingrandimento qua, se voi prendete una lente di ingrandimento e guardate, e fate un disegno in cui la scala qua e la scala qua sono uguali, deve partire a 45 gradi, poi si discosta e farà la sua oscillazione. È quello che la forma sta dicendo. Quindi, l'ispirazione è di dire, se io faccio partire questo pendolo non da un angolo grande, cosa vuol dire grande? Lui sta partendo a 45 gradi, poi si discosta e farà la sua oscillazione. Se io mi limito ad angoli qua giù, dove l'approssimazione di dire seno di teta è uguale a teta, questo è falso. Perché seno di teta è in realtà una somma infinita con infiniti termini. Se io mi fermo qua, questa in realtà è un'approssimazione, ma l'approssimazione è valida entro un certo grado di precisione quando gli angoli sono piccoli. Quando scelgo questo angolo qua, è evidente che sto commettendo una sottostima, no? Ma più piccolo è l'angolo, più il mio seno di teta si confonde con la retta. Quindi se io ho in mente un certo grado di precisione, io posso trovare un angolo sufficientemente piccolo e rispettare la precisione che ho in mente. Voglio una descrizione che è buona con una parte su 100, dell'ordine dell'1%, posso trovare un angolo sufficientemente piccolo dove confondere seno di teta con teta è un errore, ma l'errore è più piccolo di una parte su 1000. Voglio una precisione di 1 su 100, voglio dire. Voglio una precisione di 1 su 1000? Una parte su 1000, posso trovare un angolo sufficientemente piccolo dove, se mi limito a quegli angoli là, a angoli più piccoli di quello, l'errore che commetto, commetto un errore, certo, perché il seno di teta non è teta, ma l'errore che commetto è più piccolo di una parte su 1000. Per ogni precisione che voi decidete di avere, c'è un angolo sufficientemente piccolo che vi farà commettere un errore più piccolo, cioè quello che voi siete disposti a tollerare. Mi seguite? Ecco lo spunto. Allora, questa equazione che adesso devo riscrivere la R perché l'ho appena cancellato, è l'equazione del moto, la scrivo subito. Questa che c'è lì è l'equazione del moto del pendolo semplice. Con tutte le ipotesi, ovviamente, questo è un sistema ideale, il filo inestensibile, non c'è attrito, lui si muove non in presenza di un fluido. Non c'è attrito qui, il filo ideale non è inestensibile, non si sta eccitando il filo, ci sono vibrazioni, tutto è ideale. Con tutte queste idealizzazioni, l'equazione del pendolo semplice ideale è questo. Punto. Tac. Ma se l'angolo è sufficientemente piccolo, cioè se io decido di limitarmi a angoli piccoli, dove seno di teta la posso confondere con teta, ecco che posso scrivere un'equazione approssimata. Questa è un'approssimazione? Scrivo un'equazione approssimata. L'equazione vera è questa. L'equazione approssimata è teta due punti più g diviso r teta uguale 0. E questa sì è un'equazione lineare.
Attenzione, è un'equazione approssimata, non è l'equazione del pendolo semplice, è un'equazione approssimata. Descrive molto bene il comportamento di un pendolo semplice se l'angolo iniziale da cui fate partire il pendolo è piccolo. Ok? Per piccolo intendo dire che commettete un errore che per voi, deciderete voi da ingegneri, qual è un errore che siete disposti a tollerare. Questa equazione vi descrive approssimativamente il comportamento del pendolo semplice. È un'equazione approssimata, non è l'equazione vera. Ed è un'equazione lineare, quindi con questa approssimazione abbiamo linearizzato questa. Cioè abbiamo linearizzato questa per ottenere questa. Ok? Questa è l'approssimazione lineare di questa. Quindi abbiamo fatto quello che si dice una linearizzazione, si scrive così? E questa è l'equazione linearizzata, è un'approssimazione, eh? D'accordo? A questo punto è legittimo che io chieda a voi se il corpo parte da fermo, quindi per avere approssimazioni dell'ordine di una parte meno, diciamo dell'ordine di qualche per cento, magari anche un po' meglio, forse una parte su mille, dovete avere angoli rispetto alla verticale di circa 5 gradi, ok? Se arrivate ai 10 gradi, adesso non mi ricordo la tabella perché bisogna fare dei conti per sapere, mi pare di ricordare, casomai ve lo confermerò martedì o guardate voi, fino ai 10 gradi, qualcosa giù di là, 12-10 gradi, l'errore che commettete, se siete attorno ai 10 gradi, circa una parte su 100, ok? Cioè seno di teta è circa uguale a teta con una precisione del per cento. Se siete dell'ordine di 1-2 gradi o al massimo 5, siete già migliore del per cento, ok? Quindi per piccoli angoli, per 20 gradi, state probabilmente commettendo errore di qualche per cento, ok? Se siete a 45 gradi, l'errore è un po' troppo grande, non vi pare? Ok, quindi dovete avere un'idea di che precisione volete, poi riuscite a individuare l'angolo che, sotto la quale dovete rimanere per rispettare la vostra precisione. Quindi io potrei chiedere, se il corpo parte da un angolo piccolo, per piccolo intendo dire che confondete seno di teta con teta, quindi l'equazione è questa, disegnate teta in funzione del tempo. Allora, il disegno cosa sarà? Perché la soluzione di questa equazione ormai la conoscete. Di questa equazione la soluzione cos'è? È un seno più un coseno. Se il corpo parte da fermo, che è il tipo di esercizio che sto immaginando, parte da fermo, partirà da un angolo teta 0, che dovrà essere piccolo perché volete rispettare questa approssimazione. Se parte da fermo sarà un coseno. E quindi questa a teta 0 sarà l'ampiezza di oscillazione, oscillerà tra teta 0 e meno teta 0. Stiamo riciclando la matematica, no? Tutta la fatica che abbiamo fatto sull'equazione dell'oscillatore armonico, cioè di un oggetto che oscilla con una frequenza ben definita, riciclo la matematica che abbiamo imparato. Questa è un'equazione qua, che è l'equazione sbagliata, ma usandola è una buona approssimazione. Questa equazione, presa letteralmente, è un'equazione differenziale secondo ordine lineare e omogenea. Ricicliamo tutto. Questa roba qua, che è proprio davanti, questa equazione ha lo stesso aspetto, ha lo stesso aspetto di questa equazione. Questa roba qua l'avevo chiamata omega 0 quadro. Quindi chiamerò questa roba qua omega 0 quadro. E cazzo è omega 0? Omega 0 è la velocità angolare del piano dei numeri complessi, chiamata pulsazione. È la velocità angolare nel piano dei numeri complessi, pulsazione. Nel caso della bassa attaccata alla molla era questo, nel caso del pendolo semplice, dove la scrivo? La scrivo qua giù, omega quadro è uguale a g diviso r. Cos'era omega 0? Sì, era la pendenza del grafico della fase in funzione del tempo. Quindi se io volevo sapere quanto tempo impiegava andare e tornare la massa attaccata alla molla,
cioè se mi serviva il periodo, io dicevo che il periodo era 2 pi greco diviso omega 0. E questo periodo qua è, in questo caso, 2 pi greco radice di m diviso k. E cos'è qua? Il periodo è uguale a 2 pi greco fratto omega 0, certo. E in questo caso è 2 pi greco fratto r fratto g. Riciclo la matematica. Chiaramente dovete capire bene la matematica in un contesto, prima di essere in grado di riciclarlo altrove, non vi pare? Visto che parte a fermo è un coseno, quindi devo disegnare delle tacche, e il tempo naturale, la tacca naturale per il piede semplice è, ammesso che gli angoli siano piccoli, perché questo è il periodo della soluzione di questa equazione. Un pendolo semplice, reale, reale nel senso di dire, se cronometrate il tempo che un pendolo semplice impiega andare e tornare, non è questo valore. Questo è un valore approssimato, perché questo valore qui è pertinente a questa equazione, che non è l'equazione vera, l'equazione vera è questa. Quindi questa è una stima del tempo che impiega il pendolo semplice andare e tornare. Però, se l'angolo di partenza è piccolo, questa stima è buona con un certo grado di precisione. Volete la stima migliore? Fatelo partire il pendolo da un angolo più piccolo, finché non riuscite ad avere un tempo che si avvicina a quella, chiamiamola, reale, con la precisione, con uno scarto di tempo che è al di sotto della precisione che voi siete, volete, mi capite? Spero di sì. Quindi questo è un grafico approssimato, periodo, periodo e mezzi, quarto, tre quarti, è un coseno perché? Perché parte da fermo, ok? E questo è il tempo, R, P, è uguale a 2 pi greco, R fratto G. Bene, e il pendolo semplice, se voi siete su Giove e avete la stessa massa, vedete prima cosa che la massa del corpo che attacca qui non entra, la massa non c'entra il fico secco, omega 0 non dipende dalla massa e il periodo di oscillazione non dipende dalla massa. Quindi se voi attaccate qui un pezzo di alluminio o un pezzo di piombo, impiegheranno lo stesso tempo per andare e tornare. Vi stupite? No. Perché non vi stupite? Perché la forza peso, che era quello che appare qui, la massa è uguale alla massa qua e veniva cancellata. Qua la formula non c'è più la massa. E la cancellazione della massa che è qui è Galileo, no? Che la caduta di tutti i gravi hanno la stessa accelerazione. Certo, se ignorate gli effetti della viscosità dell'aria, ovviamente. Quindi in questo senso, se non c'è il fluido dell'aria, non vi dovete stupire che una palla di sughero o una palla di piombo impiegheranno lo stesso tempo per andare a tornare, perché non c'è più l'effetto della massa in questa equazione. Perché è stata cancellata? Perché questa massa e questa massa sono uguali. Perché sono uguali? Perché la forza peso si scrive così? Si scrive così perché tutti i corpi, una palla di sughero e una palla di piombo, se li lascio cadere cadranno con la stessa accelerazione, cioè la forza peso è proprio proporzionale alla massa, ok? Quindi il pendolo semplice, il risultato è una riaffermazione di una cosa che Galileo aveva capito con la caduta dei gravi, ok? Non dipende dalla massa. Certo, però dipende dal pianeta su cui siete, no? Cioè se voi avete lo stesso lunghezza di spago, però siete sulla Luna o sulla Terra o su Giove, il periodo cambierà, no? Su Giove cosa succede? Il periodo è più piccolo o più grande? Cos'è G? G è l'accelerazione, no? Della forza peso. È chiaro che su Giove l'accelerazione della forza peso è maggiore che sulla Terra. Quindi lo stesso pendolo su Giove avrà un tempo di andare e tornare più piccolo. Cioè avrà una frequenza maggiore. Questa è la durata di un ciclo. Quanti cicli al secondo su Giove sarà maggiore, no? Quindi se siete su un razzo a motori spenti, il pendolo non funziona. Perché non funziona? Perché il corpo non cade, sta là, no?
per funzionare il corpo deve tentare di cadere col filo che lo trattiene su un'orbita circolare. Quindi con i motori spenti, se siete su un razzo, a motori spenti il pendolo non funziona. Accendete i motori, ci sarà una certa accelerazione del motore, del razzo, quindi voi sentirete una specie di finta gravità, una gravità artificiale. Se il raggio accelera in questa direzione A, voi sentirete una specie di accelerazione della forza peso, di una finta forza peso, di là dello stesso valore. D'accordo? Quindi, più accelerate il razzo, più date gas ai motori, più il pendolo aumenterà la frequenza del pendolo, vi pare? Sì o no? D'accordo? Va bene. Curiosità. Questo è il pendolo semplice. Cos'è il pendolo semplice? Tutta la massa è concentrata in un punto. Adesso facciamo un esempio di un pendolo fisico. Purtroppo ho lasciato nella mia stanza i miei bastoncini, quindi dovete immaginare di avere un bastone, facciamo un bastone omogeneo per la stessa lunghezza R, ok? Quindi è così, ecco un bastone per la stessa lunghezza del filo, se questo corpo ha massa M, questo corpo voglio che abbia massa M, voglio che la lunghezza del bastone sia R. Cioè la stessa lunghezza del filo di qua, stessa massa, stessa lunghezza del bastone. Il bastone ha la stessa lunghezza del filo. In questo caso tutta la massa è concentrata in un punto, in questo caso la massa è sparpagliata, è un bastone omogeneo. Quindi la massa è distribuita lungo la linea, lungo il bastone, e caratterizzeremo come la massa è distribuita con un parametro che si chiama la densità lineare. E il simbolo è una lambda, quindi il sistema internazionale si misura in chili al metro, d'accordo? Quindi se ho lambda uguale a 2 kg al metro, sto applicando la forza al posto sbagliato, mannaggia, non riesco a far ruotare la porta, che coglione che sono! Se lambda è uguale a 2 kg al metro e voi avete un bastone di 6 metri, qual è la massa del bastone? Quanto siete svegli? Ma non è uno sveglio assoluto, è uno sveglio che è moltiplicato per il decadimento esponenziale dovuto alla stanchezza. Voi potreste anche essere inizialmente dei geni, ma in funzione del tempo la vostra intelligenza, il quoziente intelligenza, sta morendo esponenzialmente, no? Dai, vi dico i numeri. Se lambda è uguale a 2 kg al metro e avete un bastone di 6 metri, qual è la massa del bastone? 12. Si sveglio? D'accordo? Allora, questo bastone qua, questo è il bastone. Fate un buco molto vicino al bordo superiore. Questo è il bastone. Poi qua, visto di lato, questo è il bastone con il buco. Questo è il muro. Conficcate un chiodo e lubrificate bene. Ok? Lubrificate bene. Quindi il bastone, mannaggia a me, non ho il bastone. Ma è una volta che l'avete inchiodato e avete lubrificato bene, lui può ruotare così, ok? Quindi immaginate che lui abbia il buchetto qui e possa fare il suo bel moto circolare, ok? La differenza tra questo è che tutta la massa è concentrata qua, la massa invece qua è sparpagliata, d'accordo? È sparpagliata. Quindi questo è un bastone che può ruotare rispetto a quest'asse qui. Quindi ruota attorno a quest'asse qua, di nuovo, questo se volete è il punto, chiamiamo l'origine, stessa cosa, x, y, e il bastone a un certo momento lo metto a un certo angolo, ok? Ed è lubrificato, eh? Cosa vuol dire? Che
quando è lungo la verticale, ripeto le stesse parole per una specie di riassunto, quando il bastone è lungo la verticale e voi la tenete ferma con la mano e lasciate la presa senza impartire alcun momento torcente impulsivo, le mie mani vibrano, rischio di dargli un piccolo momento torcente impulsivo e di farlo muovere, no, volete mollarlo? Fermo. E lui rimane lì. Evidentemente, stando lì, l'angolo non cambia il tempo, l'angolo rimane sempre zero, non c'è un'accelerazione angolare, evidentemente perché non c'è un momento torcente. Invece, se lo inclinate a un certo angolo, non solo notate che avete bisogno di applicare una forza, ma quando lasciate la presa non sta fermo, comincia ad accelerare angolarmente. E se l'angolo è positivo, se l'angolo è positivo, guardate il mio pollice, se l'angolo è positivo, il momento lui comincia a accelerare così, guardate il mio pollice. Quando il bastone è di qua, ok? Quindi io ho fatto ruotare il bastone così, guardate il mio pollice, l'ho fatto ruotare così per farlo partire di qua, quando lascio la presa lui ruota così, quindi il pollice, no? Che descrive il momento e qualità di moto e il pollice che descrive di quanto io ho dovuto farlo ruotare inizialmente sono in direzioni opposte, ok? Quindi io scrivo l'equazione di Newton, l'equazione di Newton è lungo l'asse Z, sono le stesse parole che ho usato qua ed è a prima vista la stessa equazione, I teta due punti uguale tau, invece di m alfa f, I teta due punti uguale a tau, invece di m x due punti uguale f. Questo è l'equazione che è lungo l'asse di rotazione, lungo l'asse z, dovete scriverlo, questa è l'equazione lungo l'asse z, l'equazione lungo l'asse z e l'asse z è l'asse di rotazione. Questo è il momento di inerzia del bastone rispetto all'asse di rotazione. E quanto è? Lo sappiamo. Il momento di inerzia è un terzo la massa per la lunghezza del bastone che ho indicato con R. Questo è il momento di inerzia del bastone, l'abbiamo calcolato l'altro giorno. Teta due punti uguale al momento torcente della forza peso. Col segno meno, quindi meno cosa? Meno il momento torcente della forza peso. È chiaro che sul bastone c'è un'altra forza che agisce, che è la forza che lo trattiene al chiodo. Quindi è una forza che in un certo senso è dentro il bastone stesso, la tensione, il bastone è soggetto a una tensione lungo il bastone stesso, c'è una forza, una tensione in questa direzione, ma questa, proprio perché non è storta, punta proprio verso l'origine, questa non dà origine a un momento torcente. Il momento torcente, se c'è, è perché c'è la forza peso. Ok? D'accordo? Il problema è dov'è la forza peso, dove si disegna. Non dovete pensare a quello che avete sentito già anni fa facendo fisica, anzi mi stupisco che quelli che hanno fatto fisica l'hanno fatto alla prima e alla seconda delle scuole superiori. Cioè c'è un intervallo di tempo dove non avete più fatto fisica, cioè voi la terza, la quarta e la quinta, che cosa fate? Altri mi dicono che l'hanno fatto in prima e seconda, che sono scuole diverse. Le scientifico hanno fatto, immagino, fino all'ultimo, no? Chi ha fatto? Cos'era con l'esclamazione? Quindi quelli che hanno fatto fisica anni fa, chi sono? E che scuola avete fatto? Chiedo a quelli che hanno fatto lo scientifico, quello che ha fatto l'escavazione. Chi ha fatto l'escavazione? Il signore con la maglia rossa, maglietta rossa. Dov'è che si disegna la forza peso? Cioè, perché la forza peso andrà verso il basso. Abbiamo capito questo. La forza peso è così, no? Sarà nella direzione X. La forza peso è nella direzione X. Ma
il bastone è orientato in questo modo, la forza peso non è tutta utile, parte della forza peso è sprecata. Cioè questa parte qui, se questo è l'angolo teta, e questa è la direzione teta, questa parte della forza peso è sprecata, l'abbiamo capito questo, perché è vero anche nel pendolo semplice, solo questa parte della forza peso è utile. E questa, silenzio, questa parte della forza peso è mg seno di teta, quindi io so che qua devo scrivere mg seno di teta, non ci piove qua, sarà meno mg seno di teta, che deve moltiplicare adesso quello che io ho chiamato il braccio di leva, no? Quello che le signorine si consiglia ai signori di aumentare col tubo di alluminio o di acciaio. Mg seno di teta è il modo di questa forza, ma dov'è? Quanto è? Dove è applicato sta cazzo di forza? Qualcuno lo sa? Lo saprebbe dimostrare? Perché si disegna la forza peso del centro di massa? È quello a cui voglio cercare di convincermi, ma intanto mettiamolo e poi questa è la domanda che farò all'orale. Perché si disegna nel centro di massa? Perché si disegna nel centro di massa? Perché il centro di massa è qua. Il bastone è omogeneo. Quindi la persona sostiene, è la risposta giusta, ma siete responsabili, dovete giustificarlo, che la forza peso si disegna qua. Quindi, dove facciamo, perché non ho più gialli, ho gialli. Avevo sempre usato giallo per le forze, no? Vabbè, devo prendere una nuova scatola di colori. Uso, cos'è questo? È un giallo? Sì, è giallo. Se questo è la forza peso, in questo caso è applicato del punto e il braccio di leva è R. Ma nel bastone omogeneo la forza peso si applica qui. La forza peso è uguale perché la massa è uguale in questa mia discussione. Sto immaginando che è la stessa massa ma sparpagliata per la lunghezza del bastone di là e qua invece è concentrato in un punto. Quindi la forza peso è uguale. Ma qui si applica qui. Vedete come il conto cambia? Cambia per due motivi. Tanto, in primo luogo, il momento di inerzia è diverso. Il momento di inerzia qui, il momento di inerzia qui era mr quadro. E qui il cosiddetto braccio di leva era R. Cioè quello che ho chiamato qua, in realtà sto dicendo, fatemi scrivere, poi correggo un po'. Perché il braccio di leva, in realtà, che sia il caso che io mi corregga subito, forse non guasta, il braccio di leva in realtà, matematicamente dirò le stesse cose, ma il gergo è meglio che mi corregga, perché ci sono i meccanici qua. Il braccio di leva in realtà è la distanza tra, questo è il punto di applicazione, non è questo il braccio di leva, è questo il braccio di leva. E questo è il braccio di leva. Se vi fermate a pensare alla stessa cosa, come, cioè, il braccio di leva quant'è? Se questo è R, questa distanza cos'è? E questo è l'angolo teta, questa distanza qua è R seno di teta. Quindi vedete che se io dico che il momento torcente, il modulo del momento torcente è uguale alla forza, modulo della forza, per il braccio di leva, questo è quello che normalmente i meccanici imparano, anche i geometri, gli industriali, loro imparano questo, che il modulo del momento torcente, la direzione l'abbiamo capito, si usa la mano destra con i pollici alla giamaicana o con l'approccio teutonico, ma il modulo cos'è? Loro imparano, e mi sta anche bene, ma io insegno i momenti torcenti in modo diverso, li insegno come un prodotto vettore. E quindi il prodotto vettore cos'era? Era l'area del trapezio, no? Del parallelogrammo. Voi avete due frecce, voi avete due frecce, e io vi chiedo il prodotto vettore cos'è? È l'area di questo parallelogrammo. E quindi è questo, il modulo di questo per il seno dell'angolo.
Comunque, molti meccanici e persone che hanno studiato fisica del superiore la imparano così, che il modulo del momento torcente è il modulo della forza per il braccio di leva. Il braccio di leva cos'è? Il braccio di leva è, guardate il disegno, questo è il punto, questa è la forza, disegnate una linea che passa per il punto rispetto al quale volete misurare il momento torcente, disegnate parallela alla forza. Quindi avete questa linea che è la linea d'azione della forza, avete questa linea che è la linea che passando per il punto O è parallelo. Questa distanza tra le due linee è chiamato braccio di leva. E in questo contesto quant'è il braccio di leva? Se questo è R, il braccio di leva è R sera di teta. Qual è il modulo della forza? Mg. Quindi io scrivo Mg, che è il modulo della forza, per il braccio di leva che è R sera di teta. Ok? Qua il braccio di leva cos'è? È la distanza tra la linea d'azione della forza e la linea che passando per il punto rispetto al quale state misurando il momento di inerzia. Certo che la frase è complicata in italiano, però l'idea è questa. Questo è il punto di applicazione della forza. Bene, ha una linea d'azione, eccola qua. Questo è il punto rispetto al quale volete valutare il momento di inerzia. Disegnate una linea parallela alla linea d'azione della forza. Vedete che questa linea e questa linea sono distanti tra loro, il braccio di leva è diverso da zero. Quant'è? E in questo caso il braccio di leva, questa distanza qua non è più R, è R mezzi. Quindi il braccio di leva in questo caso è R mezzi, è seno di R mezzi, seno moltiplicato da R mezzi. Ok? Quindi ho usato in maniera inappropriata poco fa la parola braccio di leva. Il braccio di leva in realtà è la distanza tra la linea d'azione della forza e una linea passante per l'origine. Ok? Va bene? Quindi questa espressione qua non è proprio quella, mettiamolo tra virgolette. Però capite che questo esercizio è R mezzi. È R mezzi, perché la forza peso è applicata qua, non è applicata qua. Quindi ecco che abbiamo tutta la nostra equazione, con tutta la nostra gloria. Abbiamo che questo è uguale a questo. Di nuovo, questa è la massa inerziale, questa è la carica gravitazionale. La massa inerziale e la carica gravitazionale sono uguali. Trac, Einstein, datelo per un dato sperimentale. A questo punto vedete che l'equazione non dipende dalla massa. Interessante, non dipenderà dalla massa. Non dipenderà dalla massa! Quindi questa R si mangia questo qui, quindi vi rimane uno qua, e quindi avete, probabilmente sbaglierò, comunque teta due punti, questo 3 va di là, quindi avete meno 3 mezzi G diviso R seno di teta. Il 2 rimane sotto, il 3 va sopra, questo R va sotto, ok, l'ho fatto giusto. Questa è l'equazione di questo pendolo, che non è più un pendolo semplice, perché il pendolo semplice è la massa considerata. Questo è un esempio di un pendolo fisico, si chiama pendolo fisico. Ok? Questa è l'equazione del pendolo fisico, certo, idealizzato. In che modo? Dov'è l'idealizzazione? Il fatto che qui è lubrificato, il fatto che il bastone non deve farsi strada attraverso un fluido, quindi non ci sono effetti aerodinamici. Il fatto che il bastone nel suo moto non cambi la sua lunghezza, e non è banale questo, perché se io qua prendo il mio braccio e attacco una valigia, magari con quello che ho quando vado a casa, tra vestiti di ricambio, libri, quaderni e roba del genere, e io faccio così, sentirò il mio braccio allungarsi. Poi vi devo convincere di questo fatto. Questo è la legge oraria del bastone, del pendolo fisico, con tutte le idealizzazioni che sono nascoste in questo esercizio. Non è lineare! Questa è un'equazione differenziale del secondo ordine, sarà anche omogeneo, ma non è lineare. Però se l'angolo
di partenza la faccio sufficientemente piccolo, posso scrivere un'equazione approssimata che descrive con un certo grado di precisione il comportamento del bastone vero. E l'equazione approssimata è teta due punti più 3 mezzi g diviso r teta uguale seno di teta. Quindi questa è l'equazione dove applico questa approssimazione. Quindi questa è l'equazione che è lineare ed è ottenuta da questa con questa approssimazione. Ho linearizzato questa equazione, è un'approssimazione. Di questa equazione approssimata posso scrivere l'angolo in funzione del tempo e disegnare teta in funzione del tempo. Teta in funzione del tempo a partire dall'angolo iniziale, se lo faccio partire da fermo il bastone, sarà un coseno. Sarà un coseno. Quindi io faccio l'ipotesi che il bastone parte da fermo, quindi sarà un coseno, avrà un'ampiezza d'oscillazione teta meno teta e dovrò decidere, dovrò sapere qual è il periodo, quant'è il periodo, qual è la pulsazione, qual è il periodo, qual è la frequenza. Allora voi guardate la formula, ricordate, perché sarà tutte le volte che lo scrivo, ricordate l'analogo della massa attaccata alla molla. La massa attaccata alla molla era questo. E anzi, credo che sia molto più istruttivo scrivere così. Perché così vi abituate a riconoscere a vista cos'è omega zero. Cos'è omega zero? È questa roba qua. A vista la riconoscete. Tac! Quella roba là è omega zero al quadrato, attenzione. È il quadrato rosso, è omega zero al quadrato. A vista. Vedete? Quindi subito voi qua scrivete che omega zero è uguale a 2 pi greco, scusatemi, è uguale alla radice quadrata di sta roba qua, 3 mezzi g diviso r, radice quadrata, quindi t è uguale a 2 pi greco radice di 2r diviso 3g. Ci siamo? Adesso io vi chiedo, fate una gara tra un pendolo semplice e un pendolo fisico. Questo pendolo fisico è il bastone. Fate partire entrambi dallo stesso angolo, piccolo, e lasciate la presa, da fermi. Andranno e tornando, andranno e torneranno, andranno. Chi vince la gara? Chi torna indietro prima? Tornano indietro insieme o c'è uno che ha un periodo più corto? Qual è quello che ha il periodo più corto? Perché il pendolo semplice cos'era? Era 2 pi greco r fratto g. Questo c'ha questa roba qua. Il bastone torna indietro prima. Perché? In ultima analisi ci sono in realtà due differenze tra l'equazione del moto del bastone e quella del pendolo. Quali erano le due differenze? Una era che il braccio di leva era metà, quindi avevate un momento torcente meno capace di far accelerare. Non solo, il momento di inerzia era anche più piccolo, perché il momento di inerzia del bastone, anche se il bastone ha la stessa massa e la stessa lunghezza del filo, il momento di inerzia è più piccolo. Quindi il bastone ha di fatto... ma qual è l'effetto dominante? Perché se io ho un momento torcente più piccolo, dovrebbe accelerare meno, no? Come mai torni indietro prima? Perché ci sono due cambiamenti. Il momento torcente è metà, il braccio di levo è metà, ma il momento di inerzia è un terzo. Quindi domina l'effetto del momento di inerzia. Un corpo che ha un momento di inerzia più piccolo è più facile farlo accelerare. Il momento torcente è più piccolo di quanto? Di metà. Ma il momento di inerzia è di un terzo. Vedete, ho due effetti, uno che farebbe aumentare il tempo, l'altro che lo fa diminuire il tempo, ma quello che fa diminuire il tempo è più importante. Lo vedete?
Chi non lo vede me lo dice me lo dica subito. Quindi il bastone va e torna perché ha un momento di inerzia più piccolo, così più piccolo che vince l'effetto di avere un braccio di leva più piccolo. Pensateci.